Cari videogiocatori e care videogiocatrici, sono sempre qui per la 24esima puntata di Mafia 3, che sto registrando sempre direttamente dopo la 23esima, infatti sto ancora guidando la macchina. Allora, cosa devo fare adesso? Non mi ricordo. Ho interrogato, quindi devo andare a sistemare un altro zio Andrew. Andiamo da lui, da Andrew. Speriamo che questa qui sia un po' meglio e non faccia troppi errori. Sono un po' troppo frettoloso, ma voglio fare in fretta, voglio finire, andare a fare altri giochi, fare, ne voglio giocare proprio tantissimi. Allora, andiamo a sistemare zio Andrew, che a quanto pare è qui in sto posto bello all'aperto. Non deve essere poi tanto complicato sistemare zio Andrew. E vieni, no? Testa di cazzo. Riservato ai bianchi. Ok, mi metto qui dietro, to. E questo lo chiami nascondersi? No, lo chiamo ammazzare. No. Dov'è lui? Ah, questo qua è girato da sto lato. Ah, è girato di qua quello. Vediamo un po'. Qual è lui il capo? Quello lì, no? Ok, lo sistemiamo. Ma se ti metti lì, se non ti metti a mezzo. Addio, ragazzi! Sono andato lontano. Mi è già lì, il nemico. Allora, ma non me ne frega più niente, quindi andiamo a ammazzare zio Taddeus. Taddeus del Looney Tunes. E magari poi trovo anche Bugs Bunny. Quindi l'altra qui in questo edificio sembra... Sì, che almeno non sono mascherati, sì. No, sono qui, non faccio... Quello lì... Cos'è? Mutande quello lì. Vabbè, mi dirà, me ne frego, io voglio ammazzare quelli. Papà dice che quando mi candiderò non farà nessuna di quelle. Cosa fa lì? Mi sa che è morto. Eh sì. Non volevo ammazzare il poveraccio lì. Ok, ne manca ancora uno. No, sbaglio sempre. Allora, l'altro è... Zio Jude, sì. Me ne frego della sentinella allertata. Ah, i nemici erano questi qui. Intanto mi ritiro, vado indietro magari. Non riesce a inchiodare subito l'auto. Perché va troppo veloce per quello. Allora, 900 metri, dai, ci siamo. Piuttosto lontano, zio Jude.
Si è messo in un luogo, in una chiesa, zio Jude. Tu è lì, cavolo. Vabbè, questo è abbastanza semplice. Sì, non è difficile, però. Oh, non ho mica finito. Mandate qui delle unità. Attenzione. La polizia. Unità convergente sul posto. Vabbè, io mi levo, to. No, ho sbagliato. Una prospettiva sbagliata, ho visto. Vabbè, sono fuori. Comunque cosa devo fare adesso? Mi confondo, ok. Parla con Jackie? No. Ah, parla con Jackie. Assalta i raduni, bueno, parliamo con lei. Ma non ci avevo già parlato all'inizio con Jackie per attivare la missione, devo tornare da lei. Serve qualcosa a tornare lì? A tutte le unità, ricerche annullate. Ripeto, interrompere le ricerche. Tornare in pattuglia. C'è qualcos'altro da dirmi, Jackie? Ehi, hai scoperto qualcosa? Ho spaccato il culo a quei bastardi e cosa ho ottenuto? Una parola: Bel Air. Direi che tutto torna. Moreau è il socio di maggioranza del Bel Air. Appena ha iniziato a colpire quei razzisti del cazzo, le linee sono andate a fuoco. Nessuno ha nominato il Bel Air, ma sono riuscita a sapere un orario, le 22. E ho abbastanza prove circostanziali per mettere tutto insieme. Non so cosa, ma stasera in quel supermercato qualcosa succederà. Do un'occhiata. Ascolta, Lincoln. Quello di cui parlavano quei tizi è roba grossa e pericolosa. Quindi sii discreto. Dobbiamo scoprire esattamente cosa ha in mente Moreau. E non avremo una seconda opportunità. Ricevuto, Jackie. Quindi non devo sparare a destra a manca. Beh, vedremo. Aspetta la notte. Dove l'aspetto la notte? Vabbè, col buio sì, in pratica non hanno tutti i torti. Ok, ah, ho recuperato anche la vita tra l'altro. No, questa mi prendo la mia macchinina. No, prendiamo questa qui che è bella aggiustata, va. Quella ormai era tutta scassata. Allora, dobbiamo raggiungere, aspettare la notte. Tonight. Problema è che se vado qui adesso ci sono i nemici. Cos'è? Mi nascondo dentro? Chi potrà entrare dentro? Beh sì, non c'è, nessuno dice niente. Ah, mi siedo qui, to. Si poggia qui, Lincoln, aspetta magari 6-7 ore sotto l'acqua. In 2 secondi arriva la notte. Come nella vita reale. Ma meglio così, non aspettare, che ne so, 6-7 ore per vedere calare il buio. Ma che cali il buio, ce ne vuole di tempo. Ehi, hai mai visto un cadavere? Setaccio alimentare di Bel Air. Entra nel Bel Air.
Posso entrare dalla porta principale? Com'è? No, non hanno questi qui gli allarmi, sti cosi. Va bene. Tanto mi fotto i soldi che non guastano mai. Meat and fish. A nome del signor Moreau, del signor Marcano e di tutta l'Unione Sudista, grazie per essere qui stasera. Il signor Moreau ci tiene a ricordarvi che accettiamo solo contanti e che con un piccolo sovrapprezzo tutti gli acquisti verranno trasferiti nel luogo scelto dal compratore. Bene, il primo articolo è questo prestante esemplare arrivato stamattina fresco fresco da Haiti. Riesce questo ad arrivare, funzionale ragazzi. Maschio africano parla inglese. Forse ed è facile da addestrare. Forse, hanno appena iniziato. Questo è sistemato, ok. Qui c'è un bel giubbotto. Da finora non è niente di complicato. Altri soldi? Prendiamo tutto, non lasciamo niente. Entra, ma sono già dentro. Ah, di salire di piano però. Interroga Mason Carter. Ferita visibile, garantito dai dottori del signor Moreau. Ah, lì c'è il... Qui c'è la rivista religiosa, prendiamola. Le offerte partono da $1000. Chi offre $1000? C'è anche un quadro. Ho sentito 2000? 2000. Prendiamo anche il quadro qui. Qui davanti, 3000. 4. Ho sentito. Ah, devo interrogare lui, in pratica. Ma se vado di qua, ah, prende i neri, quindi li prendono. Ok, capito. Preso, to. So che ci sei, coglione. Dove sono gli altri? No. Chester tiene quei negri a Frisco. Avanti, va allora. Presto, scimmione figlio di puttana. Riposa in pace, stronzo. Ah, questo qui proprio lo ammazza di sua iniziativa. Sistemiamo gli altri. Ok, non se lo aspettava. No, rinforzi, no. Qui c'è scritto qualcosa, leggiamo un po'. Un sacco di pezzi grossi vengono in città solo per questo che si aspettano un prodotto di qualità. Portami le migliori che hai e ricordati di renderle presentabili. Fai qualche stronzata e poi dire addio al tuo culo. La signorina Marcano ti ha già avvertito, è la tua ultima occasione, ok. Questi qui sono i signorotti ricchi. Di mezzo. Non sopporterò oltre. Salva le vittime del traffico umano. Adesso scendendo io me li ritroverò qui. Chiamate la polizia! Guarda che non sto sparando. Non voglio morire! Qui c'è l'uscita, io quasi quasi uscirei di qua. Ma quello non me l'aspettavo, No. No. Ah, mi sono curato, forse ce la faccio. Tutti qui sono i nemici? Sì, purtroppo, via. No, dai. Non me le aspettavo tutte lì così. Pensavo di riuscire a evitare tutto. Vabbè, andata alla cavolo stavolta. Pensavo di fuggire più facilmente. Lo avessi saputo li avrei ammazzati tutti. Così ho solo sprecato un bel po' di energia, di vita. Beh, depositiamo i soldi prima. Beh, appena arrivo là chiamo la tizia, così le do i soldi e li va a depositare almeno. Aia. $27.000 di danno ancora, circa. Ma qui dove ero stato una volta, me lo ricordo. Ma è sbagliata la strada, non è questa qui? Sì, qui è quando avevamo incontrato Vito la prima volta, no? Resto posto qui.
dove c'era anche Marcano. L'inizio del gioco, in pratica. Stavolta devo fare attenzione, perché ho veramente poca vita. Non devo fare stronzate. Come neanche depositare prima i soldi prima di andare lì. Sono a fresco. Mandate qualcuno a prendere questi soldi. Ma certo, chef, sto già arrivando. Brava, so. Va bene. Non cosa perdere. Abbiamo per Direi che abbiamo finito qui. Esatto, abbiamo finito, ma c'è ancora qui da fare un po'. Allora, lì sono tutti lì. Io opterei prima per questo qua dietro. Forse mi conviene entrare da qui, da dietro. Qui non si può entrare, perfetto. Forse attiro qualcuno? No, non ha funzionato. Lì ci sono dei soldi, però. Non c'è niente da vedere. Ma lo so, ma mi vede purtroppo, devo killarlo. Ma che cazzo? Ah, non mi hanno visto però. Sti barbioni. Allora, prendiamo i soldi e poi li libero, to. Quest'arma? Sono qui dentro, no? Ah, loro sparano tra di loro, perfetto. Grazie. Oh, un bel po' di soldi. Ma adesso se... Ah, beh, se ne vanno di là, meno male. Hanno capito almeno da dove devono fuggire le ragazze. Allora, Unione Sudista. Mancano 50 dollari? No, dai, così pochi. Allora ci sono dei soldi. Allora, diciamo così, va. Secchiamo questi. Non ha neanche senso fare un'altra... Una missione per questo. Dov'è? Distrugge il materiale, uccidi bla bla bla, salva le vittime, i gaudè. Rapina il coyote. Distruggi. Ma io direi di andare avanti così, no? Qui ci sono dei soldi, posso sistemarli tutti, to. Danni completati, basta. Parla con Jackie. Prima di parlare con Jackie però dovrò attivare tutte le centraline, mi sa, che sono un bel po'. Le centraline. E poi affrontiamo il tizio. Ma dovrei metterci 5-10 minuti più o meno. Parte un po' noiosetta.
Pensavo di evitare la pianta, invece niente. Allora, uno è qua. Fatto, un altro è qui a fianco. Più 100 metri. E mi tocca fare tutto sto giro per raggiungere la centralina. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, mi sa che è un po' una verità assoluta, no? Ciò che non vediamo ci fa meno male. Cavoli, qui c'è nemici. Tutto tranquillo, così mi piace. Sono solo per la centralina, ragazzi. Non siete di mio interesse. Perdono. Cavolo, mi sa che mi vedranno, ci provo, ma... No, mi ignorano, per fortuna. Dai, mi sono dovuto levare qui. Ok, qui corro, forse mi possono vedere. Allora, qui è fatto, ora ne resta un'altra qui, qui, là, c'è un bel po' dappertutto. Siamo a 23 minuti di registrazione. Questa 24esima parte di Mafia 3. Direi di andare ancora avanti, probabilmente una ventina di minuti ci saranno tutti. Ah, devo andare fin lassù. Qui non ci sale la macchina. No, mi sa che non sale neanche a piedi il nostro eroe. No, dai, non riesce a salire qui. Ah, di qua ci sale, per fortuna. Sali, ti prego, sali. Sali. Ah. Dovresti imparare a fare un saltino, Lincoln. Ammazzi un bel po' di persone, ma non sai saltare. A malapena ti arrampichi. Ok, abbiamo attivato anche questa centralina. Siamo a 3. 3 o 4 più o meno. 3 o 4. Ne mancano ancora un bel po'. Sentiamo cosa da dire. Non dovevo fidarmi di Enzo. Ma per adesso prepara i tuoi ragazzi. Non si può sapere quando Remy potrebbe. Ok, quindi un'altra qui. Andiamo alla prossima centralina.
che è piuttosto lontanina. Abbiamo perso il cofano dell'auto. Tanto cosa ci serve? Non ci serve a niente, possiamo farne a meno noi. Vero Lincoln? È solo per l'estetica. Quindi l'altra è qui a fianco, cioè 200 metri, non è lontanissima, pensavo un po' più vicina, però va bene lo stesso. Devo passare di qua per tagliare un po'. Sì che si può. Oh, ti suono anch'io. Ah, qui c'è delle cure, entro sicuramente qua dentro a curarmi. Lo faccio per curarmi. Prendo anche i soldi, già che ci sono, ma soprattutto mi servono delle cure. Vai qui. Almeno ho trovato un po' di medicinali. Centralina aperta. E ci siamo, su. Non parla questa, ok. Ce n'è ancora. Quante ce ne sono? 5 ancora da fare. Dai, ancora 5 centraline e poi finalmente posso andare a sistemare il tipo lì. La prossima centralina è qui in questa stazione di servizio. Cristo santo! Sto benzinaio. Vedere per credere. Moro gli sta facendo lanciare dei soldi addosso. A cazzo, se si sporge la voce. Gli piacciono le citazioni, eh? Prima è lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ora a vedere per credere. Ne restano ancora 4. No, 3. O qua, no, 4, una è là, ok. No, 5, scusate, molte di più. Ho calcolato male. Ecco,
E piove sempre a New Bordeaux, sembra di stare a Londra. Becco sempre il tempo piovoso quasi. Non c'è mai il sole, o quasi mai. Sempre che piove. Va bene, questa è lontana da occhi indiscreti, perfetto. Le sparava grosse, ma quando rischiava di prenderle, stava sempre a bocca chiusa. Proprio come questi. Ok, un'altra centralina conquistata. Come tutto il resto. Chi ha i soldi compra quello che vuole. Se non fossimo noi sarebbe... Ci sarebbe qualcun altro? Questo volevi dire? Allora, un altro qua su. No, dai, si è buttata lei. Non vale. Qui ci sono i nemici, fortunatamente la centralina è proprio qua, non devo andare lontano. Ho perso anche la portiera, non me ne ero neanche accorto. Ok. E questa è fatta. Ok, quindi ne restano ancora tre. Sì, perché poi di là è Point Verdun. Togliamo anche questa. Dai, ancora tre centraline, su, devo resistere. E portarla a termine. Questa è un po' vicina a occhi indiscreti, eh. Non si sente nulla. Allora, uno è qui, dove c'è addirittura, qui ci saranno i nemici. Dovrò fare attenzione stavolta lì. Deve esserci un comando di polizia, tutta la polizia lì, tutti i puntini azzurrini. Cos'era quel flash? Ma forse i nemici non li devo affrontare, forse li evito. Se sono fortunato, sì. Oh, sono proprio lì. Qui non c'è niente per te. So dove sei, coglione!
Vabbè, vieni, no, cosa ti devo dire? Sei finito con... Vabbè, oh, non volevo. Abbiamo un problema. Ci provo, dai, subito. Veloce. No, stanno arrivando quelli. Muoviti, no, Lincoln. No, 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 no. Muoviti. È quasi morto Lincoln. Ok, ce l'hai fatta. Ha dovuto rischiarmi il tutto per tutto qui. Cosa ne resta? Ancora una, no? Una qua giù. Le ho fatte tutte. Sì. Questi qua non li sfonda, perfetto. Devo rigirarmi e tornare indietro, dai. Tanti nemici si saranno tolti dalle balle a questo punto. Io potevo curarmi, ma ho ignorato. Non ho più cure, le ho usate tutte. Che poi purtroppo quando parte l'animazione che Lincoln apre la centralina non posso neanche muovermi. Non posso neanche evitarli. No, la polizia. Pure il poliziotto si è buttato. Ma dai. Pure la polizia si è buttata. Vabbè, esco di qua. A tutte le unità, nessun contatto visivo con il sospettato. Ripeto, nessun contatto visivo. Aspettiamo un attimo. Tutto a me capita, no? Spero che non ci sia la polizia lì. Tu è lì un poliziotto. Devo star fuori dal raggio, va. Andiamo a prenderci intanto la... la cosa per l'intercettazione. E dai, vuoi andartene? Su, dai. Oh, finalmente. A tutte le unità, ricerche annullate. Ripeto, interrompere le ricerche. Tornare in pattuglia. Meno male, oh. Sono rotto le balle. E beh. Se fossi te, filerei via. Non sto facendo niente di male, sto solo correndo in un parco. Proprio che non ci sia proprio lì la polizia. Proprio dove devo andare io, no? A quanto pare no, è libero, ok. Abbiamo anche questa, almeno abbiamo finito, su. Voilà. Ok. Dovremmo aver finito con i con le centraline perché Fiesco Freelance è fatto. Abbiamo finito tutto a Fiesco Fields. Ok. E niente, andiamo da... parlo con Jackie. Che, ok, vado a piedi quella da Jackie, tanto ormai quell'auto è mezza andata. Siamo a 40 minuti. Vedete cosa c'è? Che però dovrò curarmi, eh. Poverino, ce l'hanno tutti con Lincoln. Cosa ha fatto di male in fondo? Ha solo ammazzato 2000 persone.
Ah, questo è il dipartimento. Non dovrei neanche stare qui. Dove pensi di andare? Da Jackie. Vado da lei. Andiamo, va. Jackie? Hai tirato giù. Aspetta, ho fatto tutto, no? Quello che dovevo fare. Interroga, distruggi, assalta i raduni, centro bla bla bla, salva le vittime, non salvate un po', rapina, parla con Jackie, no, parla con Jackie, via, to. Quei malati di... Accetta, to. L'unione su Chester Moro si trova all'alimentari. Come l'hai trovato? Ho avuto un presentimento. Ho tenuto d'occhio un appartamento al quartiere francese registrato a nome di suo figlio. Si era rintanato là dentro. Si è intrufolato a Frisco con qualche amichetto. Sa che se non lo becca Olivia lo farai tu. Tutto bene? No, cazzo. Quei poveracci. Un mio vecchio amico giù al Dipartimento di Stato si occuperà di aiutarli. Ma Moro... Moro deve pagare per tutto quello che ha fatto. Hai la mia parola. Gesù. Uccidi Chester Moro. Cosa stavano facendo? Devi fermare Moro. Va bene. Quindi è quello il mio compito. Forse non potrò neanche catturarlo, Chester Moro. Ma va semplicemente, va eliminato. Problema, chi devo prendere una macchina adesso per arrivare là? Prendiamo sto furgoncino. Ho abbastanza vita, ma dovrò ragionare e andare piano. Dovrò fare in modo stealth stavolta, non posso andare alla Rambo. Quindi torniamo lì nel supermercato, no? Dove eravamo già stati una volta. Per l'ennesima volta andiamo lì. E come si chiamava il negozio? Ah, Bel Air. Da dove entro? Dall'entrata principale entro? Cosa? Ok, uno è lì. Oh, va bene, fuori uno, to, il primo andato. Ah, sta arrivando uno di qua. Per farmi male ci vuole ben altro, coglione. Ah, ma hanno già visto? Ah, vabbè. Purtroppo è andata così di nuovo. Ma stavolta non è stata colpa mia. Al riparo! Lì c'è un giubbotto tattico. Volevo recuperare il giubbotto, ragazzi. Ok, preso. Non è andata malissimo, dai. Questo è rimasto lì in mezzo al coso, vabbè. Sono tutti lassù. Sono a Frisco. No, non voglio portare soldi. Calmati, vengo subito. Ma perché mi partono sta cosa che io non ho chiesto niente? I tuoi soldi sono al sicuro. No, non mi servono adesso. Ah, sono tornati in posizione normale? Allora, qui si esce. Merda, è sparito! To? No. Quindi sei salito di qua, te, ecco. Adesso lo so. Oh, cavoli. Non mi fermo. Vabbè, mi hanno visto, rascendono, io
ancora caldo. Toh, finito, toh. Ce l'ho fatto in tempo a seccarlo, dai. Ah, è lì lui. Coglione morto. Allora, è fatto, lì c'è l'altro, ok. Vabbè, sì, lo sistemo, trova. Addio. L'altro è lì. Oh, alla fine non mi hanno neanche colpito, nonostante tutto, eh. Sto là. Ah, qui c'è delle cure, perfetto. Prendiamole anche che siamo qui. Già che siamo qui. Quindi l'altro tizio è laggiù. Lì. Vabbè, è resistente il nostro amico. E dai, colpiscilo, to. Merda, merda, merda! Merdissima! Faccia tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi, ma non farmi male! Ma quello che voglio è la tua pelle. Mi spiace, Moro, non era possibile reclutarti. Era destino eliminarti. Vediamo un po' chi posso dare questo. Il Bel Air. Io vorrei darlo a lei lì, a Cassandra, quasomai. Assegna a Cassandra, to. E tu, ok, sì. Mi sono occupato del Bel Air a Frisco Fields. Giusto per chiarirci, non ho intenzione di usarlo per vendere della gente. Troveremo un altro modo per farlo fruttare. Tutto quello che ti serve, fratello. Aiuto in arrivo. E voilà. E questo è di Cassandra, sta zona, il Bel Air. Hanno investito uno. Due volte. No, non l'ha preso la seconda volta, solo la prima. Se lo sono portati appresso e poi l'hanno scaricato lì, così. Scenetta molto divertente. Mi ci vollero mesi per capire che Lincoln era sopravvissuto al massacro al bar di Sammy e stava facendo guerra a San Marcano. Il bureau non aveva un dossier su Clay e io non sapevo del suo addestramento militare perché il suo stato di servizio era riservato. Altrimenti avrei potuto cominciare a sospettare qualcosa dopo la morte di Richie Doucette. Messo in sicurezza, ok, va bene così allora. Noi missioni secondarie, ah, possiamo fare le missioni secondarie, poi le farò magari in un secondo momento per i cavoli miei. Ok, questa era la 24esima parte di Mafia 3. Noi ci salutiamo e ci rivediamo per il prossimo video. Ciao!